partita con un video in cui campeggiano le favolose immagini delle tenue e la conferenza promossa dalla Biodesign Foundation, un'organizzazione no profit svizzera tenutasi questa mattina a Palazzo Grassi a Chioggia. Nel corso del 2022, grazie a 60 armatori chioggiotti, si è riusciti a togliere dal mare 100.000 kg di reti esauste. Grande l'entusiasmo di uno dei pescatori coinvolti, uno dei pionieri che hanno aderito immediatamente all'iniziativa, Elio Dall'Acqua, che ha riconosciuto l'importanza del lavoro fin qui svolto e della mole del lavoro ancora da svolgere, orgoglioso di agire per le generazioni future. Un'azienda, la Biodesign Foundation, che vorrà cogliere le sfide e cercare soluzioni. La sfida è stata lanciata da Roberto Penzo, Tanfa, il quale ha posto come quesito se sarebbero mai riusciti a trovare un rimedio per il problema delle reti dismesse, problema analizzato e parzialmente risolto. La Biodesign si fa carico di raccogliere le reti raccolte dai pescatori, valorizzandone una parte, quantificando al pescatore un quid. Da Chioggia parte il progetto che poi passerà da marineria a marineria per tutta l'Italia. Direttore per l'Italia e il Mediterraneo è Emanuele Mazzaro, che per primo ebbe modo di conoscere la ditta quando ricopriva la carica di direttore del mercato ittico, riponendo subito nelle sue intenzioni fiducia. Roberto Guerini, presidente della Biodesign, si è detto fiero che il progetto sia partito proprio dalla nostra città, proprio per l'importanza che qua il mare riveste e per il numero delle imbarcazioni che potrebbero essere coinvolte. Si tratta di un inizio di un progetto grazie al quale i pescatori non ne usciranno demonizzati, ma ancora una volta custodi del mare. Fa un appello Elio Dall'Acqua a tutti i pescatori d'Italia che potrebbero essere coinvolti nel progetto di unirsi allo stesso e di non gettare più le reti in mare. Intervenuto da parte Piero Mescalchin, presidente dell'associazione Le Tenue, che ha ricordato la necessità di un posto per raccogliere i rifiuti al mare il più vicino possibile a dove le barche possono approdare, ricordando un vecchio progetto in tal senso che vede la location in Punta Poli. Ha ricordato inoltre l'ingombrante presenza nella zona SIC di retini per i mitili che nell'area delle tenue vengono buttati senza ritegno, in modo che non giungano poi a terra trattenuti qua dalle correnti. Recuperare le reti non sarà facile e non sarà economico. Molte reti sono diventate substrato in cui proliferano fauna e flora marine, ma tante hanno un'anima in ferro che si trasforma in ruggine che entra nella catena alimentare. Per le reti che non potranno essere riconvertite, sono allo studio progetti per valorizzarle e recuperare i vari materiali che le compongono. I 100.000 kg di reti raccolte sono solo una piccola parte di ciò che si nasconde nel mare. Il lavoro sarà lungo, ma il primo passo oggi è stato raccontato. Siamo con l'assessore De Perini al termine della presentazione della fondazione che ha raccolto le reti dismesse dei pescatori e le ricicla in parte al di fuori dell'Italia, perché in Italia non ci sono aziende adeguate a farlo. E cosa ne pensa della riunione di oggi? L'impressione che le ha dato questa azienda? Allora, la Biodesign Foundation assolutamente credo abbia portato innovazione. È un progetto fondamentale e lungimirante che parte proprio da Chioggia. Voglio far mie le parole di qualche pescatore questa mattina, perché non dimentichiamo che i veri attori di questo progetto nella nostra città, che è pionieristica nel portare avanti quest'idea, sono proprio loro, i nostri pescatori, che a me piace simpaticamente chiamarli i guardiani del mare. Diventano i guardiani del mare nel momento in cui l'ambiente, per loro il mare nella fattispecie, diventa un qualcosa di fondamentale e da preservare. Le reti non vanno più gettate in mare, le reti vengono portate alla riva, vengono convogliate e vengono anche sostanzialmente quotate un qualcosa che per loro può essere fonte per ricomprare reti nuove. Deve partire l'idea che il mare è un bene di tutti, non solo dei pescatori. Loro stanno dando un segnale fortissimo, si stanno impegnando. In questo anno hanno raccolto più di 100.000 chili di reti che sarebbero finite nel mare. Quindi anche noi tutti dobbiamo fare la nostra parte, perché poi tutti usufruiamo del mare, della spiaggia e la gita in barca. Quindi dobbiamo lasciare ai nostri figli un ambiente che sia il più bello possibile. Non gettiamo la plastica in mare, non gettiamo nessun tipo di immondizia e portiamolo a terra. Grazie veramente ai nostri pescatori.
L'hanno detto stamattina, non lo so se sia vero, ma voglio veramente crederci. Da qui, da Chioggia, parte un progetto che è futuristico, però in realtà parte oggi, è già concreto, è già partito, qui si sta facendo la storia e aiutiamoli tutti. Grazie infinite. Grazie a voi. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329-695-7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Il prezzo dei carburanti non accenna a fermarsi, anzi i listini hanno subito un'impennata a causa delle speculazioni legate alla guerra russo-ucraina. Fino al 5 ottobre resterà in vigore il taglio delle accise, ma nonostante questo gli aumenti sono all'ordine del giorno, anche per la decisione presa in Europa di rinunciare al petrolio russo. Ieri i prezzi si aggiravano attorno all'1,74 al litro per la benzina, 1,84 per il diesel, entrambi in modalità self-service. Il metano ha superato i 2 euro al chilo, con picchi di 3,99 euro, e una differenza tra due distributori nei pressi di Chioggia di 1,50 euro al chilo, 2,49 per uno, 3,99 per l'altro. Il GPL si aggira tra 79 centesimi e gli 82 centesimi. La differenza di prezzo, talvolta apparentemente enorme, tra il prezzo praticato da una catena e quello da un'altra, può dipendere anche dalla difficoltà di adeguamento del prezzo stesso. Quello che sta spiazzando è proprio l'aumento del metano, considerato fino ad ora il carburante economico per eccellenza, ma la materia prima ha triplicato il suo costo da inizio anno. L'IVA sul metano, tra l'altro, è stata abbassata, portata al 5% per dare un limite all'aumento. In questo contesto si colloca il rientro in mare dei pescatori, i quali lunedì tornano a pescare dopo il fermo pesca biologico. Il prezzo di un pieno può costare lacrime amare, influenzerà non poco sui ricavi e i pescatori di questo sono veramente preoccupati. L'anno scorso era successo al vescovo Tessarollo, ieri a Don Vincenzo a Tosello. Entrambi sono stati insultati da un gruppo di giovinastri mentre passavano in Riva Vena o nelle vicinanze. Ma quanto accaduto ieri è particolarmente grave, in quanto si è trattato di una vera e propria persecuzione nei confronti di una persona fisicamente debole, con qualche acciacco legato all'età, e che in conseguenza all'accaduto si è anche sentita male. Verso le 9 di giovedì mattina Don Vincenzo stava percorrendo il Ponte Scarpa, dove da qualche tempo staziona un gruppetto di ragazzi di pessima fama. Al passaggio del sacerdote i ragazzi hanno cominciato a insultarlo, più o meno come era capitato a Monsignor Tessarollo un anno fa, quando si era sentito dare del pedofilo da Marco Penzo, altro protagonista della microcriminalità di Rivavena. Al tempo Tessarollo non aveva reagito, ma aveva in un secondo tempo raccontato sul suo profilo Facebook ciò che era accaduto. Questa volta le offese ricevute Don Vincenzo non è stato capace di tacere e anziché allontanarsi dai ragazzi si è voltato verso di loro gridando «Non dovete parlare così» e ha cercato di raggiungerli a piedi, mentre quelli sempre insultandolo più veloci di lui si spostavano verso Calle Rugoli. Si sono fermati ad aspettarlo e quando Tosello è arrivato lo hanno spintonato rischiando di farlo anche cadere malamente. Nelle vicinanze c'era anche Marco Penzo che, a quanto ci riferiscono alcuni testimoni, nonostante i guai che ha causato in altre occasioni, in questa si sarebbe limitato a guardare. Ma anche un'altra persona si era accorta dell'aggressione, Diego Ardizzon, titolare della cicchetteria Nino Fisolo. Corse immediatamente in suo aiuto. «Lasciatelo stare, andate via», ha urlato ai ragazzi, prendendo Don Vincenzo sotto braccio e accompagnandolo al suo locale, dove gli ha offerto un bicchiere d'acqua facendolo accomodare per dargli il tempo di riprendersi dall'agitazione. Ora, come tutti sapete, Andrea Comparato, che ha scritto l'articolo La mente di Chioggia Azzurra, non ha alcuna simpatia per Don Vincenzo, ma trova vergognoso che giovanotti nel pieno degli anni e delle loro forze abbiano potuto permettersi di maltrattarlo in quel modo, mettendo forse a rischio anche la sua vita. A Don Tosello, Comparato dice quello che ha detto sempre a tutti, bisogna denunciare, ogni atto, ogni episodio, ogni prepotenza va denunciata. In quella zona ci sono 6 telecamere che sorvegliano le calli, quindi ci sono le prove per incastrare i prepotenti che lo hanno aggredito e che se non denunciati potrebbero farlo ancora.
Questa mattina eravamo a Isola Verde, abbiamo fatto anche una diretta e c'era il mare veramente che, pur essendo una semplice alta marea, quindi non è che c'era una mareggiata, non c'era una tempesta, non c'era il vento particolare, comunque qui vedete proprio nel momento che stava passando la Viking Sky, sempre che stava per entrare nel porto di Chioggia, e praticamente vediamo le immagini come il mare è praticamente a ridosso delle dune. E siamo semplicemente in una situazione di alta marea e non di burrasca. Se ci fosse stata la burrasca, chissà come sarebbe andata a finire. Ricordiamo che la regione del Veneto sta comunque rinforzando le dighe, i pennelli di diga e sanno benissimo, sono al corrente della situazione. Ricordiamo ancora una volta che non si tratta solo di un problema relativo agli operatori balneari, si tratta veramente della salvaguardia del territorio. Perché se cede questo avamposto, l'acqua può entrare tranquillamente, perché poi diciamo dalla linea delle dune che costeggia appunto la parte diciamo del litorale di Isola Verde, poi si entra tranquillamente, c'è un dislivello di quasi 1,5 m o 2 m e si arriva tranquillamente fino alla Romea. Quindi la regione è informata. Stanno facendo i lavori, sono in corso d'opera, speriamo che siano sufficienti perché purtroppo diciamo, la forza del mare, come potete vedere, è sempre più forte e adesso siamo semplicemente a settembre, chissà come sarà nei prossimi mesi invernali.